Una distesa sconfinata di nubi bianche, Mario e gli altri erano saliti sopra le nuvole e avevano infine raggiunto il mondo di su. Strano, nessuno si presenta ad accoglierci, pensò Farfabia ad alta voce. Non importa, il tempio di mio padre è poco più avanti, possiamo arrivarci a piedi. Tuttavia i nostri eroi non erano destinati a raggiungere il tempio tanto facilmente. Infatti di lì a poco si sarebbero prodotti eventi drammatici ed inaspettati. Quali saranno questi eventi? Scopriamolo insieme nel livello 7-4. Una storia agghiacciante. Hai qualcosa da dire? Presto saremo da mio padre, Granby. Cercate di tenere un comportamento decoroso. Allora, Granby è tuo padre? Esatto, Granby è mio padre e Inferni è mia madre. Ricordo che una volta mi ammalai e mio padre fu tutto il tempo al mio capezzale. Erano iperprotettivi con me, davvero, e a volte ne ero molto infastidita. Ma d'altra parte è anche colpa mia che sono troppo carina. Che cosa possono farci? Oh cielo, a questo punto sarà meglio andare ad incontrare questo Granby. Andiamoci. Comunque ragazzi, prima di cominciare vi volevo dire che è da praticamente 3 settimane che non registro alcuna parte di questo videogioco e che quindi sono leggermente arrugginito, ma spero di fare comunque un buon lavoro. Allora, come vedete, il paradiso di questo gioco, il mondo di su, è abitato da queste strane creature che più da paradiso sembrano da inferno. Quindi qualcosa c'è sotto, dobbiamo assolutamente vedere cosa. Allora, facciamo fuori la testa perché senza testa ovviamente... Ah no, si riforma la testa. È come le code di certi tipi di lucertole che riescono a riformarsi brillantemente, in men che non si dica praticamente. Poco dopo che qualcuno gliele toglie o che comunque si feriscono. Comunque, lì c'era una nuvola, vediamo di saltare e andare a vedere che cosa si trova sopra. Ah, a quanto pare non è giornata. Ma siamo in guai seri con i PV. Non me ne ero neanche accorto, è da tanto che non gioco, ve l'ho detto. Vediamo che abbiamo qui, Super Fungo Shake. Ah, vabbè, siamo a posto. Non... che facciamo, li usiamo tutti? No, no, solo un Fungo Shake. Ci fosse magari un funghetto da qualche parte nascosto, meglio evitare. Allora, poi laggiù c'è l'altra via che faremo. Poi, allora, anzi, faremo subito. Qua non si può entrare. Comunque proviamoci magari con Luigi. Luigi. Vediamo cosa c'è qui sopra. No, niente, neanche ancora più su. Quindi dobbiamo scendere giù per forza. Qui cosa c'è? Una monetina insignificante. Qua, vabbè, se ci riesco è un miracolo. Ma non ci sono, anzi mi sono arreso prima del previsto. Comunque entriamo nella porta sperando che sia quella giusta. Aiuto! Ma chi è? Ah, che succede? Forza, difendetevi, brutte mezze calzette! Che hai da ficcare il naso? Oh, devi essere in amicizia con Nico i Nimbi, in tal caso sei nostro nemico. Assaggia questa lancia! Oh, poveri noi. Cattivi contro cattivi. Bowser, pensaci tu. Povero Nimbi. Hai tutta la mia gratitudine. Non so chi tu sia, ma mi hai appena salvato la vita. Ti prego, parla. Cosa è successo qui? Una calamità. Negli ultimi tempi e bestie feroci hanno invaso il mondo di su. Cercano il cuore puro. Ne hanno bisogno per i loro folli piani. Quelle brutte bestie vogliono il cuore puro. Follia. Solo mio padre conosce il luogo in cui si trova. Papà è in pericolo. Devo cercare un riparo. Prendi, per trovare Granby ti servirà questa chiave. Tutto questo per una chiave. Non posso essere più di aiuto, vi prego, proteggete Granby. Addio. Aspetta, prima di andarcene vediamo se qui c'è qualcos'altro. Sì, quindi ci torneremo dopo, perché adesso non possiamo far nulla, ahimè. E andiamo a vedere questo Granby allora. Prima di tutto, Luigi, così con il suo super salto siamo già in ottime mani. Oh, tac, e ci siamo. Oh, qui c'è un fungo. Bene, bene.
un normale fungo, quindi niente di che male. Vabbè. Adesso nella porta dovrebbero esserci nuovi pericoli. Allora, sicuramente c'è questa porta chiusa a chiave. Aiuto, stavo per fare una bruttissima fine. Là sopra già vedo nulla, quindi evitiamo. Luigi, per cortesia, ma perché mi fai tutto questo? Allora, ma Luigi! Io non lo so. Ah, è un tipo, davvero, non lo so. Comunque qua, essendoci questo blocco, sono quasi certo. Ecco, sì. Qualche segretuccio. Segreto di stato. Comunque, là, per riuscire ad arrivare dall'altra parte, dobbiamo utilizzare la nostra Peach. Cosa succede? Oh, me misera. Il mio amato è stato congelato da brutali mostri. Mi manca tanto. Sono UTB, un gattino indifeso al loro cospetto. Cosa posso fare? Tu, anche tu sei un gattino, oppure sei un fiero leone. Ti prego, aiuta il mio tesorino. No, santo cielo, basta con questi piani stay. Basta soltanto un attacco di Bowser e tutto a posto. Ah, caro tesoro! Bella UTB! Sì, grazie al cielo, quella è la persona che ti ha aiutato. Ti sono molto riconoscente, ti prego concedimi di fare qualcosa in cambio per te. Sì, ben detto mio amato, magari potresti azionare il tu sai cosa. Il tu sai cosa? Già, il tu sai cosa. Bella UTB, sei tanto intelligente quanto adorabile. Oh mio amato, è vero, ma adesso si deve proseguire. Oddio, è arrossita tutta. Andiamo! E andiamo. Ah, ti prego, aspetta, mia amata e bella UTB. Va bene. Il tu sei cosa? Pure Bowser è un po' dubbioso sulla reale efficacia di questo oggetto. O qualunque altra cosa sia. Allora, Peach, un bel saltino. E un altro. Oh, si è fermata proprio quando tocca a noi. Diciamo che c'è. Scusa per questa attesa, guarda la Shenzhou. Trasporta i nimbi ai piani più alti. Ti sono debitore per l'aiuto. Io aziono quell'ascensore, vorrei darti un passaggio. In che direzione vai? In su. Va bene, certo che andiamo in su. Beh, essendo il paradiso, ovviamente, più in alto si va, più si arriva alle divinità. E questo Granby, a quanto pare, è una persona davvero importante. Allora, eccoci siamo. Ah, eccoci arrivati, grazie per aver usato la Shenzhou. Di niente, è stato un piacere. Ma cos'è? Una bora è passata di qua? Oltre a Trieste c'è anche nel mondo di su, siete tutti congelati. E cosa è successo, Nimbi? Malvagi mostri, come avete fatto congelarmi, sarete puniti. Malvagi mostri? Sono stati loro. Oh, ma che mi è successo? Per un motivo che mi è ignoto mi sento gelare. Sono sempre stati loro. In fondo c'era da aspettarselo. Qua come mai si può proseguire avanti? Non è che possiamo fare un bel saltino con Peach? Vabbè, visto che c'è la porta, prima entriamo qua. Allora, Nimbi, che è successo? Raccontami qualche altro dettaglio. Mi hai salvato, sentite, grazie. Ah, bravo, sei proprio un chiacchierone. Molte grazie, non so neanche chi tu sia, ma ti ringrazio. E tu? Molte grazie per avermi salvato. Essere congelati non è affatto piacevole. Disperavo di sentire ancora un po' di tepore. Bravo. Basta parlare con tutti questi Nimbi, mi sono un po' rotto. Perché ripetono sempre le stesse cose. Fa freddo, sono gelato. Ah, questo deve essere il capo. Wow, grazie per il tuo aiuto. Il mio nome è BNB, ti devo un favore, sei semplicemente super. BNB, riferiscimi su mio padre, come sta? Mi spiace farfabbino, non ho potuto impedire a quelle bestie di invadere il tempio. Quegli abietti hanno distrutto il ponte dopo essere passati, non possiamo raggiungerlo. Perdinci, sei una lagna, mostra un po' di iniziativa, si può ricostruire sto ponte? Forse. Per ricostruirlo devi trovare Rose B, Blue B e Gel B e farti dare le loro tre pietre. Quando le avrai raccolte tutte potremo ricostruire il ponte. Prendi queste e cerca gli altri, ti supplico, aiutaci. E abbiamo la chiave del portone, molto bene. Allora andiamo. Vediamo un po' qui che c'è. E sarebbe questo l'ascensore, molto bene.
Si può avanzare in qualche modo? Ci proviamo? Ok. Ma lì... Ah, sì. Per arrivarci dobbiamo usare chiaramente l'ascensore. Comunque abbiamo perso PV inutilmente, ma almeno abbiamo capito che la strada giusta non è sicuramente da quella parte. Magari sarà sul tetto? Proviamoci. Vai Luigi, Luigi time. Guardate, un negozio mini. Vi devo spiegare qualcosina sui negozi mini, per adesso non c'entriamo, forse in una parte extra ve ne parlerò più approfonditamente. E magari entrerò in tutti quelli che ci sono. Comunque, per quanto riguarda questi negozi mini, per l'appunto, sono importanti perché vendono oggetti davvero molto rari e unici che noi possiamo utilizzare per fare delle ricette. Ricette in che senso? Beh, avete presente la cuoca che vi è svolta di là e svolta di qua? Beh, noi potremmo dare degli ingredienti e potremmo, per l'appunto, come vi stavo dicendo, aprire, fare insomma una qualche ricetta, insomma. Niente di più. Comunque, entriamo qua, che in certi momenti mi concentravo solo a parlare e quindi non guardavo bene quel che facevo durante il gioco. Invece poi stavo per cadere e quindi mi sono concentrato lì e mi sono un po' bloccato nel parlare. Sempre così con i giochi, si concentra su una cosa, nei commentari più che altro, non nei giochi, perché ci sono anche i cosiddetti let's play muti, per usare un termine un po' brutto, però efficace, diciamo così. Allora, siamo qui, vediamo un pochino se c'è qualcosa. Allora, un fungo che ci rallenta, vediamo se riusciamo a colpire questo. Oh, ci ha fatto male. Tac. E abbiamo, attenti. Ok, ci siamo. Bene, bene. Qui c'è terreno. Oh, meno male. Di solito con la fortuna che ho. E questo chi è? Nessuna risposta. Pare che stia facendo finta. Caro, che ti succede? Proviamo a svoltare, vediamo che cosa mi dice. È ben nascosto. Vabbè, non possiamo farci nulla. Questo NIMBY è troppo impaurito per ora. Ma successivamente proveremo un po' a vedere che fare con lui. Comunque, adesso dobbiamo tornare, indovinate un po', indietro esattamente. Dove eravamo prima e dove vi ho detto per ora non andiamo. Infatti ci saranno anche ulteriori cose. Comunque vedo qualcosa là dietro che sia un qualche segreto. Una porta. A parte quest'orda di nemici davvero enorme. Comunque si vedeva a malapena dalla visione in 2D e non me ne ero quasi accorto. Ma per fortuna poi all'improvviso l'ho vista. Mondo di su settore 7, molto bene. Qui se svoltiamo vediamo qualcosa, sì. Serve la nostra principessina. Peach dai capelli d'oro. Allora. Prendi questo! Oh, chi è? Fatto fuori il nemico. Questo deve essere uno dei tre saggi. Che succede? Vengono senza posa. Contro siffatto attacco non ho speranza di resistere. Dei rinforzi! Finalmente le forze mi stavano abbandonando. Ti prego, finiscili tu. Con Bowser sarà un giochetto da ragazzi, NIMBY. Allora. Oh, beh. Effettivamente. Ah, sì. Facile, facile. Se con Bowser possiamo far questo, allora è molto semplice la cosa. Vedi, ti abbiamo eliminato tutti gli avversari. Le malvagie bestie se ne sono andate. Sono Rosby, mi hai salvato. Ti porgo i miei ringraziamenti. Ecco sempre la nostra ambasciatrice. Rosby, Granby è in pericolo. Hai la pietra rossa? Farfabile, le tre pietre non sono cose da dar via a cuor leggero. Eppure, sono tempi difficili questi, non è vero? Ho un grande debito con te, ecco, volentieri te la dono.
Grazie mille, pietra rossa adesso, la pietra rossa adesso è nelle nostre mani. Andrò a vedere come stanno gli altri, se sopravvivi ci incontreremo di nuovo. Oddio, com'è pessimista pure questo. Anche noi dobbiamo partire. Allora, qui c'è qualcosa? Marietto, bello, diccelo tu. No, nulla. Adesso, principessina, facci strada. E dirigiamoci ancora più indietro. Dove, proprio all'inizio, alla partenza, dove finalmente incontreremo gli altri due. Allora, qua non ci sfracelliamo a terra, vero? Sì, ci sfracelliamo a terra. Quindi serve per forza... Ah, ma questo è in diagonale, è in orizzontale. Non me lo ricordavo. Ho la memoria corta, ragazzi, scusatemi. Allora, mondo di su, settore 5. Qua c'eravamo andati? Mi sembra di sì, ma c'era qualcosa di strano. Sì, qualcosa di inquietante. Ah, sì, sono i soliti. Qui però, magari svoltando, possiamo incontrare qualche cosa nuova. Allora, no. Strada già fatta e quindi già esplorata completamente. Quindi andiamo ancora più indietro. E vediamo un pochino chi si nasconde. Di qua. E adesso andiamo in alto. Tac. Ah, rilasciano pure i figliacci. Che figliacci? I figli normali, però sono brutti, quindi figliacci. Chiamiamoli così. Comunque, questa è la porta che dovrebbe in teoria essere quella del secondo Nimbi. E infatti lo è, sì sì, è questa, è questa. Adesso ecco qua, proprio quello che volevo. Un bel funghetto che ristabilisce la salute. Ce la facciamo anche così, sì. Andando più su non credo ci sia nulla da fare. Di là faremo un salto nel vuoto, quindi non ci resta che utilizzare il povero Mario. E come ben vedete la strada è praticamente già fatta. Tac, 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 e siamo arrivati. Adesso possiamo svoltare, semplicemente. E questa... Ma potevo usare Luigi. Ah, non mi è venuta in mente prima, mi spiace ragazzi. Vabbè, comunque useremo il solito Mario, che comunque è distruttivo, oserei dire. Ma così guadagniamo anche un po' di punti perché siamo in ritardo con i livelli. Perché avere 35 di vita è un po' pochino, diciamo così, per insomma, per ciò a cui a livello, insomma, al proseguo. Ma che sto dicendo? Cose senza senso. Per il livello in cui siamo arrivati nel gioco, ecco, questo volevo dire, un po' poco. Sono andate via le bestie, sono al sicuro se esco di qui. A proposito, chi sei? Ma... sono un mostro? Ti faccio paura, vero? Un mostro, menzogne! Un mostro non ammetterebbe mai di essere un mostro. Eh? Aspetta un attimo, allora, tu non sei un mostro. Ed eccolo qui che esce, Gialbì credo, dal colore. Salute, io sono Gialbì, sei qui per salvarmi. Dobbiamo ricostruire il ponte per andare da Gambì, consegnaci la pietra gialla. Se non lo fai diremo a tutti quanto tempo hai passato a nasconderti qui. Farfabio, ti prego, non dirlo a nessuno, farò tutto quello che vuoi. Grazie della pietra, caro. Non mi sarei dovuto nascondere come un codardo, andrò ad aiutare gli altri. Sì, accorta. E anche qui abbiamo fatto quel che c'era da fare. Con Gialbì. Oh, hai battuto la testa, fa male, vero? Comunque qua nell'edificio non c'è alcunché e non ci resta che usare Mario e svoltare per tornarcene.
ancora più indietro. E di qua, vabbè, adesso possiamo andare normalmente. Tanto i nemici li abbiamo fatti fuori tutti. E nessun problema, insomma. Qui potevamo usare anche un pixel. Il pixel in parti sottili. No, aspetta, porteo. Però vabbè. Andiamo avanti. Dopo 2 settimane non mi ricordo neanche più i nomi dei personaggi. Andiamo bene. Eccoci qua. E siamo qui. Oh, bene bene. 2 su 3. Terza pietra, dove la incontreremo mai? Vediamo un po'. Allora, siamo saliti in su, siamo andati in giù. Quindi probabilmente questo va in diagonale. Se mi butto faccio un fa male? Sì, possibilmente. Ah no. Oh. Bene bene. Qui c'è il tubo. Dove ci porterà? Ad un extra. Vediamo se svoltiamo. Sì, ci sono 3 file di monete. Come credevo. Perché quando ci sono gli extra sempre bisogna svoltare. Quella nuvola sta lì tanto per bella presenza? No. Infatti dobbiamo salire. E ci sono 2 tesori. 2 carte, scommetto. Infatti Schelo Bomber sarà quel mostro. E l'altra contiene Schelobit. Vabbè, almeno adesso gli infliggiamo più danni. Poco ma davvero niente male. Vediamo se svoltando c'è qualche segreto o qualche cosa. No, alcunché. Bene, bene, andiamo avanti. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Saltiamo su. E qui. Adesso è arrivato il momento di rientrare. Qui c'è la porta giusta, credo. Sì, yes. Perfetto. Ed è qui. Aspetta, prima di tutto dobbiamo vedere. Ah no, qui non si può andare. Quindi dobbiamo scendere. Forse era di qua. Questa porta mi pare. Oh, questa è la porta. Fammi un po' vedere. Sì, quella dove c'erano i nimbi. Dove c'era quel nimbi. Quindi ho detto di aspettare. Adesso esploriamo un po' con la principessina Peach. Questo è più potente dell'altro. Ha una spina conficcata sulla testa. Te ne vuoi andare? Sì, grazie. Gentilissimo. Oh, ti sto a fare pure i complimenti per gentilezza. E tu cosa fai? Un maledizio, no, per cortesia. Questi mi fanno ritornare da capo. Sono tremendi. Davvero. Ecco, almeno questo usiamo Luigi. E op. No, non ce l'ho fatta. Vabbè, almeno l'ho distrutto. Poco importa. Mi carico poco e niente, non ce la faccio. Allora, carica. Oh, eccoli qua. Li ho fatti fuori subito. Oh, bene. Ricaricato completamente. Subito la sto perdendo la vita, che cavolo. Oh, calmati. Mostriciattolo. Schelobit sarà? Possibile, forse sì. Probabilmente. Qui per forza di qua. E, eccolo qua. Bene. Tac, e l'abbiamo liberato. Bene, bene. Oh, sentite, grazie. È come se mi avessi ridotto la vita. Un momento, che cosa ci faccio qui? Chi sono? Dove sono? Oh, un'amnesia. Oh, che devo fare? Dove sono? Chi sono? Un attimo, ora ricordo. Sono Bloopy. L'avevamo capito? Finalmente ti riprendi. Ci stiamo recando al tempio per aiutare Granby. Consegnaci la tua pietra blu. Cosa?
Oh, capisco, alcune bestie del mondo di giù ci hanno accaccato. Dammi in pericolo. Se dici la verità, prendi quella pietra, è tua. Tu pensi che la figlia non dica la verità, ma guarda un po'. Malfidato. Non posso trattenermi oltre, devo andare a vedere cosa succede. Addio, Farfabì. Addio, caro. E adesso, se ci buttiamo... Oh, no! È troppo pesante Bowser, non sono riuscito a fare il salto del ritorno, vabbè. Pazienza. Allora, comunque, siamo di nuovo qua. E adesso dobbiamo rifarci tutta la strada verso Granby. Verso l'ascensore più che altro, e poi verso Granby, ovviamente. Vediamo cosa c'è in questo blocco, ma credo una semplice... Ah no. Pensavo una semplice moneta, invece un blocco della velocità. Fare mosse precise con il fungo della velocità è praticamente impossibile. Però ce l'ho fatto ugualmente. Non c'erano nemici vicino, quindi non ho potuto sfruttare il suo potere per ottenere più punti. Ma vabbè. Comunque dobbiamo entrare qua, sì sì. Quindi entriamo e clicchiamo. Aspetta, è giusto, sì. Dobbiamo cliccare e andare in avanti. Per forza. O no, o mi sto sbagliando. Controlliamo, è l'unico modo. Sì, sbagliato. Pardon, ragazzi. Ah, rifacciamo tutto, come si dice qui a Roma. Anzi, si dice più, rifamo tutto. Mamma mia. Andiamo, andiamo, andiamo. Visto che qui non è, seconda alternativa, questa strada. Quindi per forza è qui. Qui c'è l'alta. Usare l'ascensore, aspetta un momento, sta scendendo. Bene, bene. Servizio di ascensori del mondo di su, bene bene. Accettiamo subito. E saliamo sempre più in alto verso le stelle. Sembrano degli sticker le stelle, tra l'altro. Anzi, hanno voluto proprio dare questo effetto. Abbastanza simpatico, devo dire. Va bene, adesso richiamoci. Qui. Da... com'era? Bambi, mi sembra. Eccolo qui. Oh, l'hai trovato, Lesti, e andiamo a ricostruire il ponte. Sali su quel piedistallo e deponi le tue pietre, non indugiare. Bene, facciamo come dice lui. Pietra blu, numero 1. Pietra gialla, numero 2. Pietra rossa, numero 3. E l'ascensore. Ta 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 ta. Davanti ai nostri occhi. Si riformerà. Poi ascensore. Un ponte. Un ponte arcobaleno. Simpatico, simpatico. Comunque. Quasi siamo quasi arrivati al boss di questo livello, quindi prepariamoci. Ah, addirittura cambia colore. Granby è in pericolo, ma noi siamo deboli. Ti supplichiamo, salvalo tu per noi. Solo oneri per gli eroi, purtroppo. Mai onori. Vabbè, andiamo. Dirigiamoci lì. E scendiamo. Siamo qua. Un personaggio scherzoso adesso che ci sarà un dialogo. Bowser è perfetto. Poi ovviamente per il boss finale cambieremo, ma è chiaro. Alt! Chi? Chi va là? È uno di quelli. Come siete entrati? Pensavo che avessimo distrutto il ponte. Chiudi quella bocca, vile! Parla, che ne è di mio padre? Se scopro che gli hai torto un solo camello, metterò fine ai tuoi giorni! Cosa? Brutta bambina viziata! Non hai tutti i torti, però, mostriciattolo. Uomini, adunata! Cosa? Allora, bimba, vuoi davvero vedere quanto feroci siamo? Osserva con attenzione. Oh cielo, sembrano davvero tanti! Non immaginavo che fossero ancora così numerosi. Quietati! Chi è? Sono loro. Ci penso io a loro.
Tu? Alfine ho recuperato le forze. Ora questi vili hanno l'onore di vedersi lo di vedere lo spettacolo della mia furia. È giunta l'ora, squadra. Siete pronti? Sì! Ah, un esercito. Anche noi abbiamo. Avete paura di questi demoni del mondo di su? No! Oh, senti forte perché è un esercito. Vediamo come te la cavi contro il mio. Perderai! Oh, santo cielo. Sei spacciato! Ma non dovrebbero essere nel paradiso più che altro buoni? Perché la guerra non è di certo una delle cose più buone che si possano fare. E ora Nimbi, carica! Niente pietà! Oh, santo cielo. Qui finirà male. Distruggiamo questi che ci vogliono distruggere. Ho distrutto pure il loro capo. Oh, poverini, cadono in battaglia. Un misterioso potere ti rende felice, gira la ruota. Questo guscio non ci serve molto, però lo accettiamo con di buon grado. Blocco pow. Guscio duro, per breve tempo riduce della metà i danni che subisci. Sì, grazie. E adesso siamo pronti per parlare con Granby. Eccoci. Un nuovo livello, attacco aumentato di 1. Bene, bene. Allora siamo pronti ad entrare. Entriamo, avanti. Eccolo. Ma sta male, che cos'ha? È afflosciato. È accasciato, che è afflosciato. Oh, no! Padre, padre, stai bene? Farfabì, non saresti dovuta venire. Fuggi, mettiti in salvo. Davvero una scena commovente. Oh mio Dio, ma chi è questo bruttone? A metà tra una macchina e uno scheletro. Fammi indovinare, se il capo feroce di quelli hooligan da strapazzo del mondo di giù. Piacere di fare la tua conoscenza, te lo assicuro. Mi chiamo Freddossa. Sono una specie di celebrità del male in certi circoli del mondo di giù. Può darsi, ma mio padre non ti darà mai il cuore puro, arrenditi. Oh, cara la mia ingenua bambina, è affascinante vedere come tu sia all'oscuro di tutto. Cosa vuoi dire? Mi riferisco al cuore puro e mi riferisco a te, Farfabì. Com'è all'oscuro? Che cosa vuol dire? Sei tu! Cosa? Cosa stai dicendo? Il cuore puro fu astutamente nascosto per tenerlo lontano dai malvagi come me. Granby lo trasformò in un nimbi che presentò come sua figlia. Cosa? È semplicemente insensato. I miei genitori... Ah, sta parlando lei. Semplicemente insensato, i miei genitori. Oh, cara, pensi davvero che Granby ti presti attenzione perché ti ama come figlia? È una... No, è una menzogna. Padre, di qualcosa. Farfabio. Bah, il vecchio folle può giudicare i peccati degli altri ma non i tuoi. I suoi. Non può essere. Farfabì, parliamone dopo. Adesso bisogna portare in salvo Granby. Presto! Ok. Grazie tante per avermi consegnato il cuore puro. Una volta che avevamo fatto i conti, nessuno potrà fermarmi. Sarò invincibile. Sappi che è un onore sapere che la tua partita finisce per opera delle mie grinfie. Allora, è molto semplice da sconfiggere questo boss. Magari vi può togliere un po' di vita, ma a maggioranza è facile. Come vedete, l'abbiamo già sconfitto, non ci posso credere. Ma non è possibile! Minuscoli vermi che distruggono un maestro del brivido come me. E l'abbiamo fatto fuori. Non vi ho potuto neanche mostrare nulla. Ma sarà stato un bug del gioco, perché mi ha fatto saltare troppe volte. Vabbè, questi bug li accettiamo ovviamente di buon grado. Hai fatto un eccellente lavoro, hai salvato il nostro regno. Padre, le parole del mostro erano menzogne, vero? Tu e mamma siete i miei genitori. Ascolta, Farfabì. Farfabì! Ah, è la regina Infernia. Madre! Non mi è giunta notizia che fossi arrivata e sono venuta di persona a controllare. Stai bene?
Parla adesso, madre. Tu e mio padre siete davvero i miei genitori? Per quale motivo? Cosa? Ti prego, madre, dimmi la verità. Farfabì, è vero. Tu non sei veramente nostra figlia. Ah, è veramente così? Devi sapere che il cuore puro ha sempre corso il pericolo di cadere nelle grinfie del male. Ma tu non sei la rappresentazione del male? No, per dire. Gambi ed io decidemmo così di dargli delle sembianze che non destassero sospetti. Vuoi dire me? Si sta trasformando in cuore puro. Che cosa è stato? Il cuore puro sta lottando contro l'identità di Farfabì. Sta cercando la sua forma. Percepisce che c'è qualcuno degno di possederlo. Saranno queste belle genti. Allora, vuol dire che sono destinata a lui. È lui il mio principe. Non può essere, non è affatto il tipo giusto per me. Dico sul serio, questo deve essere un brutto scherzo. Va bene, tornerò ad essere cuore puro e me ne andrò con Mario e compagnia. Sei sicura? Se torni ad essere cuore puro, il nimbi di nome Farfabì cesserà di esistere. No, forse è già successo. Ora ricordo di essere stata il cuore puro. E il mondo finirà se non tornerò ad esserlo, vero? Quindi devo... Un attimo, perché ti dovrei dare delle spiegazioni? Non sei il mio vero padre, quindi taci! Cosa? Se pensi a tutte quelle volte che mi hai sgridato, sapevi che ero di passaggio in questo mondo, perché mi hai lasciato divertire? Invece ho dovuto sopportare un padre falso e rabbioso e una madre falsa e lamentosa. Che vita è stata la mia? Come mi ripagherete per tutto questo? Farfabì. Dimmi tutto quello che vuoi, ma non osare parlare così a tua madre. Forse la tua arroganza finirà quando hai cambiato forma. Che cosa stai aspettando? Oh, lasciami in pace, devo farlo che tu voglia o no, sarà un sollievo. Sei un'ingrata, non ricordi quanto tempo ho passato al tuo capezzale? Non me ne curo. Perché non mi restituisci il regalo che ti ho comprato con la mia paghetta? Quali folle parole mi tocca sentire? Chi ti ha concesso la paghetta? Hai anche mentito per avere quei denari dicendo che ti servivano per i libri di scuola. Come osi farmi la ramanzina su questo? E perché pensi che abbia mentito? Pensavo che tu e la mamma, pensavo che sareste stati contenti. Voi due non siete dei veri genitori, io vi odio. Basta ora, Farfabì. È vero che ti abbiamo messa al mondo per proteggere il cuore puro. Ma Gambi e io ti abbiamo amato come una figlia vera. Volevamo stare sempre con te per proteggerti. Sei diventata parte di noi. Forse abbiamo sbagliato nel crearti. E se ti abbiamo ferito, ci scusiamo. Oh madre, non devi scusarti, madre cara, ti ringrazio. Il cuore puro desidera tornare alla sua forma originale. Farfabì. Consiglia, prenditi cura della vera me e salva il mondo, va bene? Questo è il mio ultimo desiderio, sarebbe indelicato se non lo rispettassi. Capisco. Padre, madre, che il bene sia con voi. E con il tuo spirito manca solo. Farfabì. Oh, la mia bambina. Mi spiace di aver mentito. La verità è che vi amo, tutti e due. È giunto il momento. Addio, Farfabì. Addio. È il momento di prendere il cuore puro. Farfabì! Oh, voi della profezia, eroi eletti. Prendete la nostra figliola, prendete il cuore puro. Ok, Gambi. Promettetemi una cosa, dovete prevalere. Non mi permetterete che nessun altro nell'universo provi questa tristezza. D'accordo! Ottimo, sono soddisfatto. Farfabì, ora devi andare. Oh, Gran. È arrivato il momento! Balletto finale, nonostante questa scena molto commovente, devo dirlo. Che...
ci consegna il cuore puro dell'ottavo mondo. Bene, ce l'abbiamo in tasca, ma purtroppo c'è stata anche qualcuno che ci ha rimesso la pelle. Eroi, mia figlia voleva che salvaste tutti i mondi, questo era il suo ultimo desiderio. Gambi parlava lento fra i singhiozzi, mentre i nimbi lottavano coraggiosamente. Afflitta dalla tristezza, Infernia si avviò verso il suo palazzo nel mondo di giù. Mario e i suoi amici e l'ottavo cuore puro furono gli unici a rimanere. Il cuore puro era stato trovato, ma ad un prezzo molto alto, purtroppo. Auguriamoci che ne sia valsa la pena. Quindi noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata, in cui affronteremo l'ultima delle parti, l'ultima colonna del cuore, in cui mettere l'ultimo cuore puro, ovvero la nostra poverissima e cara amica. Quindi ci vediamo a tra poco, anzi, tra qualche puntata. Bye bye.